Lavastese resta in Serie D, si salva grazie a un rigore procurato da Stivaletta e segnato da Shiba. I padroni di casa vincono la sfida salvezza in extremis dopo una stagione davvero difficile. Amaro in bocca per gli ospiti, autori di una buona gara ma mai seriamente pericolosi. Passiamo alla gara. Nei biancorossi, Fiore non convocato per infortunio, l'ex di giornata Leonetti parte dal primo al posto di Stivaletta, quest'ultimo titolare domenica scorsa ad Agnone. Nei molisani tutti presenti, ad eccezione di Litterio. Le due squadre partono molto contratte, la partita è sentita per via della posta in palio. La prima azione degna di nota dei padroni di casa al decimo, Shiba lavora un pallone per Leonetti, il numero 10 scatta in profondità e calcia ad incrociare con il sinistro, palla di poco al lato. Sia i padroni di casa che gli ospiti sbagliano tanto in fase di impostazione e non è un caso che le azioni da gol latitano fino alla mezz'ora. Gli aragonesi si rivedono dalle parti di Maraolo al 32esimo con Leonetti che prova la torsione di testa dopo un anticipo sul primo palo. La sfera non esce di molto dallo specchio della porta difesa dall'estremo granata. I molisani si rendono pericolosi al 35esimo su calcio di punizione, fucilata di Ancora dalla distanza, Patania si distende e devia in angolo. L'Agnonese alza la pressione e si rende ancora pericolosa. Minuto 41, tiro cross di Ancora su cui il portiere di casa smanaccia in affanno. E questa l'ultima azione del primo tempo che va in archivio sullo 0-0 dopo un minuto di recupero. Nella ripresa subito Lavastese riparte forte. Al primo discesa di Russo sulla sinistra e traversone che finisce sul montante della traversa con Maraolo spettatore. Al secondo minuto ancora padrone di casa avanti con un colpo di testa di Shiba che non trova la porta dopo un poderoso stacco. Minuto 14, Palestini tenta la conclusione a giro, palla al lato non di molto. Agnonese torna ad attaccare al 32esimo in contropiede, sorgente gira con il mancino, non trova il bersaglio grosso. Al 39esimo l'episodio chiave, Stivaletta da poco entrato viene steso in area di rigore da Bisceglia. Il direttore di gara Del Rio assegna il penalty, sul dischetto va Shiba che sigla l'1-0, gol pesantissimo e urlo liberatorio sotto la Davalos. Da qui alla fine 5 minuti di sofferenza, ma Lavastese ce la fa, si salva dopo una gara di sacrificio e attenta che condanna i Granata alla retrocessione in eccellenza. Mister Meco Monaco, grande amarezza per questa retrocessione. Sì. Grande amarezza perché purtroppo non doveva essere così. Accettiamo quello che è il verdetto del campo, anche se secondo me abbiamo fornito una buona prestazione. Penso che lo 0-0 era il risultato più giusto di questa partita fino al momento del rigore. Però nel calcio lo sappiamo tutti che gli episodi possono stravolgere l'andamento di una partita. E questo mi dispiace perché io sinceramente non posso rimproverare niente ai ragazzi perché hanno dato tutto. Questa, sapevamo che era una partita difficile, sapevamo. E niente, bisogna voltare subito pagina. Per quel che mi riguarda posso dire che ho dato il massimo e sinceramente non ho nessun rammarico perché la squadra da quando sono tornato ha fatto punti, ha macinato gioco. Purtroppo poi quando si va ad uno spareggio può succedere tutto. Ripeto, l'episodio del rigore secondo me ha rotto gli equilibri. Sinceramente i ragazzi mi dicono che non c'era rigore, però io non mi voglio attaccare a queste cose. Per me il campionato è finito qua, Lavastese sul campo ha meritato la salvezza e niente, si va avanti. Settimana ci siamo detti che era sicuramente una possibilità di vincere un campionato, visto che avevamo compromesso nell'ultimo mese quello che di buono avevamo fatto con le 3 vittorie consecutive, per cui in questo momento siamo stanchi ma soddisfatti e quindi è il momento dei ringraziamenti innanzitutto a questi tifosi che, così come sottolineavi, che ci hanno dato una mano sino alla fine del campionato e oggi sono stati veramente importanti per sostenerci sino alla fine in una partita che ha mostrato comunque, come al solito, le insidie, perché a mio avviso dal punto di vista tecnico questa è una delle migliori squadre che hanno giocato i play-out. E poi c'è da ringraziare questi meravigliosi ragazzi, perché non era facile presentarsi in questa partita con queste condizioni psicologiche e veramente sono stati bravi. Per cui
Ringraziamenti anche a chi dal 16 luglio sta lavorando, ci sono dei giocatori dello staff tecnico che sta dal 16 luglio, è giusto fare i complimenti, che io sono arrivato soltanto 2 mesi fa, quindi sono il meno indicato a festeggiare più degli altri e quindi siamo contenti per tutto e ci siamo salvati il giorno della festa della mamma, è giusto che facciamo gli auguri a tutte le donne, alle mamme dei nostri calciatori, alle mamme dei nostri tifosi, alle mamme tifose.